Alessandro ci ha regalato questo. Credo che venga dalla spazzatura o dall'isola ecologica. Non ne sono sicuro. Però adesso lo proviamo, perché con questo potrei sostituire questi, che sono sì belli, ma anche no. Potrei usare semplicemente uno di questi come semplice access point, l'altro eliminarlo, ottenere più spazio, più porte, perché qua sono tutte usate. E questo sembra interessante, anche i connettori per quella che credo sia la fibra ottica. Vedete? E quindi adesso lo proviamo. Per provare lui è venuto il momento di montare almeno un paio di cavi gigabit con questa nuova crimpatrice, di cui dobbiamo leggere le istruzioni perché non mi ricordo come si usa, e le istruzioni erano qua e non le trovo. Molto bene. Ovviamente la parte lo metto qui così non lo perdo, è proprio la parte che ho dimenticato. Lo metto qui dove? E quindi niente, siamo costretti a provare, a fare un tentativo e a cablare questi cavi. Con violenza tiriamo le fascette. Ok. Vediamo un po'. Allora, qui c'è un... Io non so come si usa questo oggetto. 6P. Oddio, come cazzo si usa sto coso? Non ne ho la minima idea. Ah, ecco. Qui c'era un blocco. Ok. Qui lui schiaccia cose. E castra, Fidel castra. Guarda, qui ho un cat 7, cat 5. Questo però deve Fidel castrare qualcosa, perché qua dentro io ho dei plug che se io li metto qua, questo non Fidel castra nulla. Ma forse non deve. Affanculo. E poi qua dentro ho dei micro cazzi che non so. E questi andranno messi. E queste sono delle guide che vanno messi dentro. Ok. Va bene. E poi in realtà io qua ho un... E no, devo trovare le istruzioni, non ci capisco un cacchio. Vediamo se il calcolatore elettronico mi aiuta, perché io qua su Amazon trovo. Allora, press down, roll out the lock button, unlock. E io ho unlockato, ok. Dopodiché, before crimping. Ah, ma quindi non devo fare un cazzo io. Qua c'è il codice. Ah, qua c'è anche il video. Guardiamo questo splendido video. VCE Link. Come utilizzare lo strumento di crimpatura? Ta-ta-ta-ta. Impugnatura curva liscia, design ergonomico. Che ergonomia. Sbloccare prima. Prima, quindi prima è bloccato. Sbloccare prima. Ok. Allentare la vita con un cacciavite. Ma mettiti in full screen, puttana della miseria. Si capisce un cazzo. Quindi regolare la modalità di crimpatura su e giù. E qual è la modalità di crimpatura su e giù? Io penso che sia... Perché qua c'è scritto... 7... 6P5... E io che cazzo devo fare? Va bene, io la lascio così, vaffanculo. Ok. Ecco, e già non ho capito un cazzo. Perché non mi dici come si mettono i cazzi?
Prima di comprare la fibbia, di crimpare la fibbia, il morsetto a coda di rondine, questo va girato, va messo a cazzo. Ah, e si mette qua la fibbia. Ok, e crimpo la fibbia. Qua c'è il crimpa fibbie. Ah, e poi vola, il cavo vola così. Grazie, grazie per guardare. E però non si è capito un cazzo. Qual è la modalità di crimpatura? Oh, sì, ancora questo video. Basta però, vediamo, immagini. Niente, non si capisce un cazzo. Method shielded anti-interference. Vaffanculo, chiuditi. Questo è il codice in colori. Ficca, taglia. Ecco, ficca, taglia. Rificca. Ah, ficca con tutto il coso. Ficchi con tutti i cosi qui. Ficchi. E poi dopo crimpi. Crimpi e tagli. Crimpataglia, perfetto. Regola il filo. All'età vedete con cacciavite, regola la modalità di crimpatura su e giù. Pepe. Cat 5 sono quelli che si ficchino. Cat 7. Ah, per cat 6A e 7. E questo è un cat 6A della A minchia. Va bene, sapete che vi dico, io lo faccio. Quindi con un cacciavite sozzo, prendo questo, lo allento. E lo metto su. Ecco qua. E quindi questo l'ho messo su. E adesso succede che quando io crimpo, questo sale e schiaccia e squatarra tutto. Bene. E quindi squatarrerò tutto quanto. Ok, adesso io questo non so come devo fare qua perché non ho uno strumento di massacro di Wojtyla, non ce l'ho. Ma immagino di dover tagliare questo pezzo per penso togliere dal cazzo questa cosa qui. Non so che cazzo sto facendo qui perché... niente, mi devo guardare un tutorial su YouTube, non ci sto capendo un cazzo. Ok, io qua ho ritagliato meglio. Mi sto mettendo i cavi in base allo schema che io uso, che è bianco, arancio, arancio, bianco, verde, blu, bianco, blu, verde, bianco, marrone, marrone. Li ficco e sottolineo, li ficco in questo coso, che in teoria me li dovrebbe tenere allineati. Non funziona un cazzo. Mi sono già punto con questa cazzo di calza metallica. Allora, facciamo che io adesso li file il castro. No, ma non c'è verso. Ma questo coso è un troiaio. Ma chi ha inventato questo sistema? Chi cazzo ha inventato questa cazzata? Che qua entrano tutti a cazzo. Bianco, arancio, arancio. E già c'è il bianco e verde, vedi? Niente, un troiaio. Cioè, veramente un troiaio questo sistema. Bianco, verde, blu. Bianco, blu, verde. Bianco, marrone, marrone. Allora, così... così sembrerebbero a posto. Ora vediamo se riesco a ficcare. Mi sottolineo ficcare. In teoria ficcando forte ci sarei anche riuscito. Ma questo deve entrare fino in fondo? Mi domando, questo cazzillo deve andare fino in fondo? No, si ferma lì, fa solo da guida. Mi pare di capire. Sì, no, lui entra, deve entrare, e in effetti qua non entra, ovvio, qui sembrano messi giusti, va bene, ho deciso che lo crimperò così, e ancora siamo a un connettore ed è passata mezz'ora, cioè io mi sono già rotto il cazzo di questa cosa, e ora a questo punto devo solo crimpare con violenza. In teoria io ho crimpato il cavo, poi devo girare questo cazzo qui e lo devo ficcare evidentemente qui, quindi devo ficcare il connettore così, che portello, e poi devo stringere questo cazzo
Io non so. Non so che cazzo ho fatto, sinceramente, però è sano. E quindi adesso farò dei cavi di un paio di metri e vediamo come vanno. Adesso vi insegno un trucco. Quando spellate il cavo, vi rimane sempre questa plastichina che vi si appiccica nelle mani, non potete toglierla, no? E allora ecco, il mio sistema è mangiarla, masticarla e poi sputarla. Ecco fatto. Ho fatto un cavo, è passato un quarto d'ora. Sto facendo questo con la violenza, vediamo se riesco a farlo in modo più veloce adesso che magari ci ho preso la mano, magari anche no, però è veramente un disastro questa crimpatrice e questo sistema del cazzo che si sono inventati. E allora, bianco, arancio, arancio. Poi in mezzo c'è questo cazzo di plastica gigante, bianco verde. E che cazzo? Che cazzo? Poi blu e bianco blu. E stanno qua, ma se ne vanno di là. Come potete vedere, il cavo resiste a qualsiasi. Poi qua ci va il verde, glielo ficco storto perché vaffanculo. E poi qua bianco, marrone, marrone. Ecco, se solo si raddrizzassero un po'. Poi cosa faccio io? Poi gli fido il castro in punta in modo da ottenere è già un coso sbagliato, perché il bianco arancio se n'è andato a fanculo e il bianco verde si è messo dove non doveva. Maledetto. Bianco verde, blu. Blu verde, bianco marrone, marrone. Ecco, poi castro questi. Cerco di tenerli fermi il più possibile. Senza riuscirci, prendo un altro di quei cazzi minuscoli, prendo il cazzo minuscolo, ecco, ed è al contrario, perché il bianco arancio e l'arancio si sono invertiti di nuovo. Perché? Perché chi sappiamo noi è un. Va bene, allora, così facciamo così. Bianco verde, blu, bianco blu, verde, bianco marrone, marrone. Glielo ficco se ci riesco, ma lui non è, perché non entrano poi. Sto cazzo di cosa che sono inventati, è un macello. Bianco arancio, anche verde blu, bianco verde, bianco marrone, marrone. Ok, adesso lo ficco nel connettore. Così com'è. Giusto? E sono tutti a cazzo. Vediamo, bianco arancio, arancio, bianco verde blu, bianco blu. E mi ha saltato, mi ha messo due cavi in un buco. Veramente furbo questo sistema. Veramente, chi l'ha organizzato deve essere veramente un genio. Geniale, geniale questo sistema, proprio. Che stronzata. Ecco, vediamo se ci siamo. Marrone, arancio, bianco, verde, blu. Bianco blu, li devo allargare un po'. Anche blu verde, bianco marrone, marrone. E ora sono ficcati. Ora questo lo schiaccio dentro con una violenza inaudita. Poi questo lo devo raddrizzare di nuovo. A questo punto lo devo ficcare nella crimpatrice con odio e con rabbia. Poi dopodiché io schiaccio con forza inaudita e crimpo castrando, crimpo con il fidel castro. Automaticamente mi li fidel castra. Che schifo. Che sistema del cazzo. Poi, questo filo qua di massa, nessuno spiega come va messo e dove va messo. Io lo metto sotto questo coso che vado a crimpare, così. Lui perlomeno fa una sottospecie di contatto, e in teoria, solo che è una merda, quindi adesso lo devo tirare un poco fuori e glielo faccio girare di sotto. Ah, ma qui è venuto proprio via, bene, che bello. Che sistema. Suppongo che sia una massa, quindi dovrebbe perlomeno servire a fare una schermatura. Se non lo collego, come fa la schermatura? Allora, adesso poi sempre con nervosismo metto questo coso qua e
e schiaccio crimpando con odio. Ed ecco che è venuto uno schifo, ma me ne fotto. Spero solo che funzioni, perché sennò le bestemmie volano. Ecco, vi faccio vedere il trucco che uso. E questa plastica voi la andate a tagliare con un tronchesino inutile. Ecco, tagliando un pezzo di filo. E quindi adesso dovete rifare tutto. Puttana! Che odio! Non trovo più le mie forbici da elettricista nuove. Non le trovo più. Ecco qua. Quindi, di nuovo, la calza. Ora qua abbiamo questa cazzo di plastica. Che la stacco, vedete, rimane appiccicata alle mani. Allora voi la mangiate e poi la sputate. A questo punto sono arrivato al momento in cui trimmo. Ficco il cazzillo, controllando i colori che siano giusti. Poi il cazzillo mi cade. Questo lo rimetto così. Ok. Bianco, blu, verde. Ma perché se ne vanno per i cazzi lo sti cavi del cazzo? Pazzesco. È pazzesco. Si infilano in tre in un buco. Allora, vediamo. Bianco, arancio. Ma questo è il contrario, ma che cazzo è? Arancio, arancio. Poi, bianco, verde si è infilato nello stesso buco della rana. Ma vaffanculo! Ma chi ha inventato sta cazzata? Chi l'ha inventata? È un troiaio di Wojtyla, veramente. E gira di qua, Cristo. Ora provo a ficcarlo nel connettore. Sono tutti a cazzo. Ok, bianco, arancio, arancio. Bianco, verde, blu. Bianco, blu, verde. Bianco, marrone, marrone. Guarda che forse ci sono riuscito. Questo, a questo punto, lo levo dal cazzo. Questo lo giro già così. Questo lo schiaccio. Niente, non c'è verso, è veramente un troiaio. Mi devo per forza controllare così, perché sennò sono tutti storti. Bianco, marrone e marrone, va bene, vaffanculo. Taglio così e vaffanculo, entro lì dentro. E ovviamente è un bordello farlo entrare. Schiaccio con odio e crimpo. Crimpato ed è Fidel castrato, veramente un troiaio. Crimpiamo anche sta cazzata, va. Questi cose se non li chiudi non li puoi crimpare, devi chiuderli a mano. Ecco, vabbè, ho fatto i cavi, vediamo se funzionano e proviamo. Come prima cosa direi di accenderlo, quindi con violenza lo ficchiamo in una spina. Quante belle lucine. E ora cosa fa? È piantato o sta caricando un qualche sorta di software? E mi sa che è piantato. E vabbè. Sta facendo le lucine, l'albero di Natale, bello. Sta facendo i test di cazzo. Ottimo, non è in fault. Io adesso ficco questo e link on 1 gigabit. Bene, quindi questo funziona. Va bene, adesso me li provo tutti e vediamo se questo coso veramente funziona. Ok, ho collegato anche il mio portatile, il quale pinga, anche se la mia connessione lì ha un problema, ma è un problema del portatile. Solo che io non ho differenza qui. Qui mi dà link on gigabit. Però
Non capisco quale deve essere on. Se questo o quello accanto, perché uno è l'attività. Vediamo, ci mette un po' a venire su. Negoziare. Ma io dovrei avere una rete a 10, a 100 megabit sul portatile. Ah, ecco, ci ha messo un po' e però è venuta su. E quindi, come vedete, sto coso sembra funzionare. Io sto provando le porte. Però mi sembra strano di avere un gigabit lì. Non mi ricordo più se quella mia scheda è un gigabit. Attenzione, Ethernet controller gigabit. Quindi sono gigabit se solo funzionasse il connettore. Perché qua sono costretto a tenerlo con una mano. Ma lui non viene su. Ecco, ora è su. Però se lo lascio, ecco, è rimasto su. Bene. Vediamo. Rifacciamo il ping. E pinga. E il ping non funziona. Ma non capisco. Ho rinunciato. Ho rinunciato perché non c'è verso di crimpare sti cazzo di cavi. Non ci riesco. Io che nella mia vita ho crimpato cavi di ogni tipo per migliaia di anni senza alcun problema. Ora con questi cazzo di cosi non si riesce a crimparli dritti. I cavetti che dovrebbero essere guidati da questo cazzo qui in realtà se ne vanno per i cazzi loro, si accavallano uno sull'altro, si mettono di lato, quindi tu crimpi e non stai crimpando il cavetto. Ma che merda è? E così ho collegato il coso così al volo per provarlo e lui funziona. Sta funzionando. Per cui è acceso, funziona. E che dire, se sapete darmi consigli su come cazzo si crimpano questi cavi di merda, perché io questo l'ho rifatto 8 volte, sono passate 2 ore e mezzo e non sono riuscito ad avere una cazzo di connessione con questi cavi. Mentre ho attaccato questi comprati pronti, connessi al volo. Puttana del...